Vito Lo Iacono, il famoso vlogger dei The Borderline, che era presente nell'incidente a Casal Palocco che ha causato la tragica morte del giovane Manuel Proietti, è tornato a condividere contenuti sui suoi canali social. Appena 7 giorni fa, il giovane youtuber aveva pubblicato una storia su Instagram insieme all'influencer Gaia Cascino, nota per la sua partecipazione al reality show Il Collegio. Questa mattina, invece, il motosega, soprannome con cui è conosciuto, ha reagito in modo agitato alle critiche ricevute, sia da parte dei suoi follower che da parte dei giornalisti, in particolare nei confronti di Matteo Di Pietro, ora accusato di omicidio stradale. Queste le sue parole: ho scoperto quanto le persone possano essere cattive. Ho scoperto come la gente segue la massa per la paura di essere giudicata. Ho scoperto come nessuno vuole sapere come stai veramente, ma cerca solo di vedere il marcio con lo scopo di vendere l'articolo perfetto. L'incidente è avvenuto quando la sua Lamborghini si è scontrata con una Smart guidata da Elena Uccello lungo via di Macchia Saponara. Gli inquirenti hanno ricostruito che Di Pietro aveva raggiunto una velocità di 124 km/h prima dell'incidente. Si è rivelato che Lo Iacono, in diverse occasioni precedenti, aveva esortato Di Pietro a moderare la velocità. Dal momento dell'incidente, il giovane youtuber, noto per i suoi video che hanno ottenuto oltre 100 milioni di visualizzazioni, aveva smesso di condividere contenuti sui social. Tuttavia, la parte conclusiva del suo messaggio di questa mattina lascia trasparire la sua intenzione di riprendere la sua attività di content creator. Ho scoperto che la vita è spietata e che nessuno ti aiuta a rialzarti. Ho scoperto che la gente gode nel vedere qualcun altro fallire. Ho capito che non voglio mollare. Immagino già che si cercherà della malizia in ogni mio gesto. Non c'è miglior sordo di chi non vuol sentire.